il merito di crederci e di non mollare sino allo scadere del recupero, reso ciò che è stato ingiustamente tolto a Modena. 3 punti senza dubbio pesanti, ma Olbia è andata bene. Onore ai 45 impareggiabili tifosi presenti al Nespoli. Specie nel primo tempo i biancazzurri hanno fatto scena muta. Pessimo approccio, atteggiamento sbagliato, senza garra, intensità, soprattutto senza idee. 0 tiri in porta, primo calcio d'angolo battuto al 28esimo. L'Olbia ha colpito subito un palo, ha sbloccato il punteggio e sfiorato il raddoppio con un colpo di testa di Brignani. Non che la ripresa sia cominciata meglio, l'11 di Canzi ha cestinato il raddoppio con Arboleda al termine di una splendida azione corale e poco prima del pareggio di Ferrari. I padroni di casa sono andati a un passo dal 2-0 con un destro violento di Ragazzo. Fino a quel momento da segnalare solo un colpo di testa di Janes di poco al lato. Quindi un finale generoso e il ribaltone figlio di 2 prodezze individuali. Quella di Ferrari, subentrato a Cernigoi, e quasi l'ultimo respiro di Frescatore, sostituto di Cancellotti. Per l'attaccante italo-argentino, 14esimo gol in campionato, mai così prolifico. La sintesi oggettiva è questa. Il Pescara ha avuto il merito, ripetiamo, di crederci sino alla fine, ma obiettivamente ha fatto molta fatica contro un avversario che in casa, al cospetto delle prime, ha sempre perso. Giusto riconoscerlo, inutile raccontare realtà parallele. Poi, per carità, tutti strafelici, ma questa volta non è un peccato dire che è andata di lusso.